Per il convegno dedicato alla figura di Andrea Emiliani e alla sua importante eredità, intesa come appunto attenzione al patrimonio culturale, ci diamo tutti appuntamento, speriamo, al prossimo autunno. Ma questo spazio virtuale per le riflessioni e per dei materiali su cui insieme riflettere, prepararci e affrontare discussioni tra di noi, magari in modalità diverse da quelle che speravamo di poter fare, vuole nutrirsi anche di un contributo da parte della Soprintendenza di Bologna. Sì, perché la vitalità gigantesca, immensa, molto stimata e ammirata di Andrea Emiliani mi porta come Soprintendente di Bologna a così suggerire un argomento che spero poi possa essere anche ripreso nella tavola rotonda che mi sono impegnata in quanto soprintendente a coordinare e dedicata appunto alla tutela e all'amministrazione del patrimonio culturale oggi. Ecco, come non pensare a quanto ha fatto, ha pensato e ha dedicato della sua vita Andrea Emiliani al patrimonio culturale, pensando anche a dei patrimoni culturali particolari. Ecco, la Soprintendenza di Bologna in questi anni ha ripreso un progetto che fu presentato all'inizio degli anni 90 anche a lui come soprintendente a Bologna da due campanari, quindi mi riferisco a Claudio Musolesi e a Giovanni Vecchi, che si recarono appunto da Andrea e gli chiesero un incontro perché avevano desiderio di sottoporre a lui, interlocutore istituzionale assolutamente adeguato, ma anche persona con una sensibilità spiccatissima per questo tipo di problematiche, il tema urgente della salvaguardia appunto del patrimonio campanario storico, a lui che proprio all'inizio degli anni 90 già era ben chiaro quanto fosse in pericolo anche un altro patrimonio come quello degli organi storici. Ebbene, in questi anni, appunto dal 2016-2017 in poi, la Soprintendenza di Bologna ha ripreso quel progetto, quel desiderio di arrivare a codificare e mettere a fuoco delle linee guida per una tutela più efficace da indirizzare al patrimonio campanario storico, e di questo io sono riuscita a parlare ad Andrea Emiliani proprio lunedì 8 ottobre del 2018, quando riuscì ad incontrarlo in un pomeriggio umido di Bologna. E in quell'incontro molto molto bello, che ricordo con molto affetto, il professor Emiliani riuscì a così manifestarmi la sua così gratitudine per essere riuscita a rimettere in pista un progetto a cui capivo che aveva tenuto molto. Ecco, e così insieme alle associazioni campanarie, alle unioni dei campanari dei territori di cui si occupa oggi la Soprintendenza di Bologna, il 27 febbraio del 2019 la Soprintendenza ha firmato un'intesa operativa proprio un mese prima che Andrea ci lasciasse. Ecco, il testo dell'intesa operativa che la Soprintendenza ha firmato con l'Unione Campanari Bolognesi, il Gruppo Campanari Padre Stanislao Mattei di Bologna, l'Associazione Campanari Ferraresi, l'Unione Campanari Modenesi Alberto Orconi e l'Unione Campanari Reggiani, insieme alle linee guida che hanno preso vita e sono state elaborate a cura di Michele Avenali, ma partendo
da una carta del restauro, per così dire, messa a punto proprio all'inizio degli anni 90 da un altro importante campanaro bolognese, Claudio Musolesi, sono tutti materiali disponibili e linkabili al sito oggi della Soprintendenza di Bologna. Ecco, quindi questa riflessione oggi la voglio dedicare a questo particolare patrimonio culturale dedicato appunto alla campaneria storica, che si compone di componenti materiali e componenti immateriali. Così noi oggi pensiamo al campanile e a tutta la struttura delle celle campanarie come a un'architettura, ma lo dobbiamo pensare come alla stregua di uno strumento musicale, e come tale esso ci interpella come patrimonio culturale le cui componenti materiali e immateriali si presentano a noi con la stessa urgenza di essere salvaguardate, conservate, restaurate e tutelate. Perché proprio in questi anni all'interno della soprintendenza si è così deciso di rimettere mano a quel progetto? Perché c'è stato un felice incontro tra competenze e sensibilità all'interno della soprintendenza, mi riferisco in particolar modo all'architetto, funzionario coordinatore di questo progetto, l'architetto Cheome Ambrogio, un felice incontro, vi dicevo, con appunto questo gruppo di rappresentanti delle associazioni e delle realtà associative della campaneria storica, che ha permesso davvero di dar vita a dei lavori, a degli incontri continuativi che hanno preso forma nella nostra intesa operativa. Intesa operativa a cui sono legate queste corpose linee guida, che ha l'obiettivo davvero di cercare insieme di codificare e sistematizzare un rapporto di collaborazione per arrivare a individuare uno strumento di tutela più efficace da rivolgere a questo tipo di patrimonio, perché è un patrimonio che abbiamo sentito particolarmente in pericolo nei suoi aspetti e nei suoi componenti materiali, purtroppo a seguito del sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nell'area emiliana soprattutto, ma che attraverso appunto il pericolo occorso ai tanti campanili che insieme a molta parte del patrimonio architettonico, storico, artistico danneggiato nel sisma ha portato con sé in pericolo anche le componenti immateriali di questo patrimonio campanario storico. Ecco che così è scattata la necessità, oltre che la volontà, di trovare insieme un modo davvero per conoscere meglio e di più questo imprescindibile rapporto tra le componenti materiali e immateriali di questo particolarissimo patrimonio storico, e nello stesso tempo farne uno strumento che ci consentisse, come operatori di soprintendenza, ma anche come diciamo esperti e professionisti, architetti, ingegneri che si trovavano e si trovano ad approcciare le necessità di un progetto di restauro e di conservazione del campanile, elemento edilizio iconico molto spiccato, anche la possibilità di attingere a conoscenze che non dobbiamo dare per scontate e, come abbiamo potuto verificare, non sono
diciamo così, alla portata naturalmente di chi si occupa in generale di restauro dei beni architettonici o dei beni storico-artistici. Ecco, questo particolare patrimonio culturale ci ha dato davvero la possibilità, attraverso l'intesa, di prenderci degli impegni operativi che non vogliono andare al di là delle competenze, delle funzioni istituzionali date agli istituti periferici del Ministero, quindi le soprintendenze così come oggi configurate, ma che ci dimostrano quanto chi è sul territorio, appunto i funzionari della soprintendenza, abbiano desiderio di sviluppare conoscenze, studio e approfondimenti da mettere al servizio della conservazione e della tutela nell'esplicarsi appunto dei progetti di restauro. Quindi invito tutti a leggere e a sfogliare appunto sul nostro sito il testo dell'intesa operativa, che ha una parte appunto molto, molto concreta nel corposo allegato appunto costituito dalle linee guida, che vuole essere uno strumento non solo per gli architetti, gli storici dell'arte e i tecnici della soprintendenza, ma anche per tutti coloro che si stanno mettendo alla prova nell'elaborazione dei progetti di restauro e di manutenzione dei campanili, ma dei campanili intesi come strumenti musicali, come testimonianza di un bene culturale complesso, portatore di valori e di caratteristiche legate a un'eredità culturale che è densa di una componente immateriale fatta di prassi di lunga data, di gestualità, di tradizioni orali, di produzione culturale e musicale che non può essere assolutamente dimenticata e che vuole continuare a vivere grazie a una consapevolezza che però deve e può crescere dentro gli organi di tutela, accompagnati e supportati dal sapere e dal vissuto di appunto di queste nostre associazioni e unioni dei campanari che si sono messe volontariamente a disposizione per condividere queste prassi, queste attività e condividere non solo una disponibilità a un supporto nell'esame dei progetti di restauro per quanto riguarda appunto i campanili e le celle campanarie, ma anche una collaborazione di cui abbiamo già avuto degli assaggi molto molto positivi nella fine estate e autunno del 2019 nel promuovere la conoscenza verso questo patrimonio, nel sensibilizzare le comunità e il pubblico più vasto verso questo patrimonio che comunque continua a riscuotere un certo interesse anche nelle nuove generazioni, ed è questo che ci dà appunto la forza anche in questi momenti così diciamo impegnativi per ognuno di noi come cittadini, come istituzioni, per andare avanti a riflettere, a pensare come questo nostro patrimonio culturale deve essere difeso, salvaguardato, perché è linfa vitale per tutti noi.